Eccoci qua. Allora, un video spesa perché sono appena tornata dall'Eurospin. Ho un po' di buste che ho già portato su e allora prima di mettere via facciamo un video spesa. Allora, non vi dirò i prezzi pezzo per pezzo perché altrimenti il video diventa troppo lungo e troppo noioso. Vi faccio vedere solo cosa ho preso. Adesso aspetto che Mauro mi porti su le ultime tre buste. Comunque ho fatto una spesa all'Eurospin di 130 euro perché avevo proprio il frigo vuoto che faceva l'eco, ecco qua che arriva Mauro, e dispensa vuota e quindi avevo bisogno di rifornimento. Allora, cominciamo borsa per borsa, vediamo che cosa c'è. Allora, una cosa dolce subito. Ecco, questa qui è una treccia alla crema pasticcera con gocce di cioccolato. Questa ovviamente l'avrei presa per cosa? Se viene qualcuno. Poi non viene mai nessuno e ce la mangiamo noi. Poi ho preso il grana padano, questo qua grattugiato. Poi ho preso questo prosciutto cotto, questo qua in un solo pezzo, perché mi sembra che venisse sui 5 euro, mi sembra, e ce n'è 750 grammi. È prosciutto cotto di alta qualità, e allora ho detto, ma forse mi conviene più prendere questo che non quello già affettato, per averlo così come riserva. Poi degli gnocchi strani. Ho preso questi gnocchi con patata fresca. Non hanno la forma dello gnocco, nel senso che sono dei tocchetti, ma non hanno le righe della forchetta. Però c'è scritto con patata fresca e cotti al vapore, quindi dovrebbero essere ancora più gustosi. E questo 100 grammi sono 165 calorie. E niente, ho preso una confezione, non li ho mai provati, devo provarli. Poi ho preso un pacco di biscotti, che questi sono cacao, frullini con cacao e nocciole, che sappiamo bene a cosa si ispirano. È bella la confezione. Poi mi sono dimenticata di prendere il latte con la lunga conservazione. Ho solo preso 1 litro di questo fresco, quindi vabbè, per domani ce l'abbiamo. Poi ho preso dello yogurt, questo alla vaniglia. Ho preso degli yogurt golosi. Poi ho preso questo al cocco, mi piace un casino. Poi ho preso una marmellata, questa qua alla prugna. Vorrei fare una crostata. Marmellata alla prugna. Questa qui, quanto zucchero ha? Questa è senza glutine. Senza grutine. Non so questa quanto zucchero ha. Comunque l'apparenza mi invitava e quindi l'ho presa. Poi ho preso del caffè, questo non l'ho mai preso. Cuor d'aroma, l'altro che avevo preso l'altra volta, com'è che si chiamava? Quello della confezione nera. Comunque, era buono. Adesso ho preso questo in questo pacchetto. Intensità più 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 più. Poi c'erano le gallette in offerta, quindi ne ho prese un po'. Queste qua sono le gallette di mais, per fare lo snack un po' più leggero. Poi ho preso un bel pezzo di fontal, aspettate che vi faccio vedere, un bel pezzo di fontal e poi ho preso questi mini burger al farro 100% vegetali, li avevo già presi un'altra volta, cioè non è che siano magnifici, che proprio siano buonissimi, però non sono malvagi e per fare un secondo veloce e insomma anche abbastanza sano non sono male. Allora, seconda borsa, un po' di carne. Ho preso questi involtini che avevo già preso un'altra volta, involtini di pollo con pancetta e salvia. Carne italiana, li avevo già presi una volta, non erano male, quindi li ho ripresi. Dovrebbero essercene due confezioni. Poi ho preso queste due ali di tacchino che mi servono per fare il brodo. E voilà. Poi ho preso queste vaschette per la Joy. Queste qua. Cane premium, ne ho presa pollo e tacchino. Poi, sempre
altre cose per la gioiellina, altre cose per la gioiellina, mangio verdure. Poi qua ci sono dei peperoni che tu ami, Dani, e li ho presi gialli, un bel sacchetto di peperoni. E poi sempre di carne ho preso delle costine, queste qua, costine di suino. Magari se per caso arriva un po' di bel tempo si possono fare anche alla brace. Ma queste patate al rosmarino erano nel reparto congelatore, sono patate al forno con rosmarino, una confezione piccola, quasi quasi la possiamo già lasciare fuori visto che è già fuori per stasera. E poi ho preso una confezione di funghi champignon, questi qua sono al naturale. E non so bene ancora dove li metterò, se nell'insalata, magari nell'insalata, non so, o nelle scaloppine, perché ho preso anche quelli trifolati da mettere nelle scaloppine. Poi questa busta qua contiene questa confezione di tramezzini, sono quelli senza la crosta, che servono appunto per fare i panini farciti senza crusta. Poi ho preso un pacco di questi, di queste conchiglie che le voglio fare o con i fagioli o con i ceci. Poi un'altra galletta, questa ai 5 cereali, queste mi sembra che venissero, non so se 89 o 99 centesimi al pacco. Questa è la seconda confezione di involtini che vi dicevo, questi sono buoni anche in bianco, così con un po' di vino bianco sono buoni. Poi c'era questo che era in offerta ed è il parmigiano reggiano, il triangolino, mi sembra 3,99. Poi ho preso una confezione appunto di ceci secchi, che voglio farli con la pasta. Ecco qua uno yogurt al caffè, buonissimo. Poi ho preso una confezione di Gewster. Questi sono di puro suino, senza polifosfati aggiunti. Questi sono per noi, perché poi quelli piccoli sono per il cane. Ho preso un pezzo di pizza rossa. Dani, comincia pure a mettere via qualcosa, perché altrimenti... Ops, stavo cadendo. Ah, poi c'erano gli spaghetti del Giro d'Italia. Guarda che carini. Il giro tra i sapori d'Italia, c'erano i... No, non sono il Giro d'Italia. Ma siccome qua stiamo aspettando il Giro d'Italia, sì, però c'è il corridore qua, il ciclista, c'è Giro d'Italia dappertutto, anche le commesse erano vestite con la maglietta rosa. E perché arriva il Giro d'Italia tra venerdì e sabato, arriva qua, noi c'è la tappa qua a Susa, venerdì ci sarà la notte rosa. Questo è un pezzo di pizza. Qua ho preso delle cipolle, no, non metterla in frigo, ah, ecco. Cipolle bianche che non avevo più, e poi dei pomodori che sono ancora abbastanza verdi, però li ho presi perché almeno se sono verdi si conservano qualche giorno in frigo. Cosa c'è ancora qui dentro? Ah, un altro yogurt al caffè. E poi ho comprato le patate biologiche. Che ne ho comprati due sacchetti, io non so, in ogni sacchetto ci stavano quattro patate e tutti e due i sacchetti erano rotti, quindi praticamente mi si sono rovesciate le patate per il supermercato, cioè erano bucate tutti e due i sacchetti. Patate biologiche, speruma, vedi? E questa borsa è finita. Poi in offerta speciale c'erano questi spiedini, sempre perché non vedo l'ora che arrivi l'estate, ma le previsioni del tempo dicono che da metà settimana arriva il caldo 30 gradi, quindi ho preso gli spiedini per farli alla brace. Offerta speciale, questi giorni ci sono degli sconti di fine mese all'Eurospin. Qui c'è un'altra confezione sempre di pane per tramezzini, poi ho preso del pane di segale che è già affettato, questo piace solo a me. Poi ho preso questo che era interessante, praticamente sono dei trancetti di tonno all'olio d'oliva e sono, cioè non c'è liquido, sono pronti da gustare senza sgocciolarli, si possono mangiare così, si possono mangiare nell'insalata, metterlo così nell'insalata, per fare la pasta, insomma
deve essere buono. Pezzi di tonno all'olio d'oliva, olio, sale, non c'è nessun conservante. E ne ho presi due pacchetti, ognuno è da 300 grammi, quindi è anche abbastanza grosso. Poi cosa c'è? Lo scontrino. Ho preso il pan bauletto, questo qua, biologico, pane di Camut. Questo anche perché se per caso rimaniamo senza pane, questo servirebbe per quelle evenienze. Poi ho preso un broccolo, perché un broccolo ci va sempre da farlo con la pasta. Qui c'è ancora una patata che gira. Poi ho preso questo sugo ai frutti del mare, delizia del mare, 100% pomodori italiani. Questo non male per condire quegli spaghetti di prima. No, sono da mettere sott'acqua e da farli rinvenire. Sono mica tostati. I ceci da mangiare secchi sono quelli tostati. Quelli non sono tostati. E un altro pacco di frollini. Poi ho preso delle altre gallette ai 5 cereali. Questi per come sfizio così a metà pomeriggio sono ottimi. Poi ho preso una scatola di piselli, sempre da mangiare per la mia chicchina. Poi questa qua non so cos'è, la casatella trevigiana, comunque formaggio fresco da frigo. Non so come si presenta, ma sarà tipo una cacciottina. La prima volta che lo prendo. Poi sempre come formaggio fresco ho preso questo che è un primo sale. Poi ho preso un preparato per il budino alla vaniglia. Questo quando ho voglia di dolce con poche calorie si può fare. Poi ho preso questi che sono invece dei girasoli alle verdure grigliate in pasta verde al basilico. Queste piacciono solo a me, evidentemente. Questi hanno 364 calorie. Comunque, la pasta, la sfoglia è scura perché appunto è fatta col basilico e l'interno con le verdure grigliate. A me ispiravano un casino. Poi, qui cosa c'è? Ah, qui invece ci sono dei tortelli e i funghi porcini. Poi ho preso della farina, questa qua è per pizze e focacce. Cercavo quella integrale, ma non l'ho trovata. Ah, questa è una cosa che non ho mai preso. Sono i semi di lino. Semi di lino che sono ricchi di acidi grassi, omega 3, calcio, ferro, magnesio e zinco. Pronti all'uso. Qua dice che si possono mettere nelle insalate. Per decorare o nell'impasto di pane a focacce come snack oppure per i cataplasmi. Cataplasmi, però bisogna macinarli. No, io il cataplasma non lo faccio, però magari nello yogurt, insomma, da aggiungere da qualche parte da provare. Poi ho preso questi tre che sono dei pompelmi rossi che voglio fare la spremuta in casa di pompelmo rosso. Poi ho preso dei fagioli borlotti, anche questi secchi, da mettere a bagno. Una confezione di burro, questo da mezzo chilo. E c'è ancora altro qui dentro. Sì, cos'è questo? Ah, questa è anche una cosa che non ho mai preso. La zuppa ai 5 cereali della Tremolini. E allora ci sono tre porzioni, 12 minuti per la preparazione e preparato disidratato per minestra con orzo, farro, grano duro, riso e avena. Insomma, per una cena va benissimo. Allora, una confezione di uova, queste qua allevate a terra, poverette, uova medie. Poi ho preso delle fragole. Ne abbiamo mangiate pochissime di fragole quest'anno. Poi c'era questo pacco di pasta in offerta, che è un pacco da
un chilo e mezzo, mezze penne rigate della Tremolini, gran risparmio, non mi ricordo, comunque era scontato e l'ho preso. Poi ho preso questo sete di frutta con vitamine, con pesca, arancia, mela, limone e ananas. Magari mi stimola un po' di più a bere, perché non bevo abbastanza, io devo incentivarmi a bere di più. Poi ho preso delle bellissime melanzane viola, queste grosse, per fare le mie ricette sicule. Poi ho preso degli altri booster per noi, invece questi qua piccolini, questi sono per il cane, che mi servono per dargli la terapia, perché sai che il mio cane deve prendere due pastiglie al giorno, allora gli do un pezzo di booster e gli ficco dentro le pastiglie, e così Joy mangia tutto. Ah, questa è una cosa invece per me non mangereccia, ho un scrub viso e sfogliante, perché il mio era finito, e allora ho voluto prendere questo, con estratti di fiore di ciliegio giapponese e foglie di papaya. Detersione profonda e delicata, dermatologicamente testato. L'ho pagato, non so, 2,50 euro, insomma meno di 3 euro. E ce n'è dentro, 150 cc. Voglio provarlo. E patate bio, che sono sempre qua, tutte aperte. Poi ho preso un melone, il primo della stagione, è ancora abbastanza verdino, ma magari lo tengo qualche giorno in frigo. Poi una confezione di ceci, questa qua è già pronta all'uso. Poi ho preso come detersivi, ho preso questo che non ho ancora provato, è un gel per la lavastoviglie. Di solito utilizzavo quello blu, cioè ho utilizzato quello blu che mi piaceva tantissimo. Adesso sto utilizzando quello della Lidl e poi proveremo anche questo. E poi, attenzione che mi cade il melone, ho preso un detersivo per i pavimenti, questo qua bouquet fiorito, che dicono che è molto profumato, dovrebbe lasciare un buon odore anche nella stanza. E quindi lo proviamo e vediamo se veramente è così. Poi ho preso un ammorbidente. L'ammorbidente, eccolo qua, della Dexal. Freschezza di primavera e profumo di gelsomino. Incontri avvolgenti. Wow. Nuova formula concentrata, 30 lavaggi. Vediamo. Al gelsomino. E poi qui che cosa c'è? Ah, ecco, ho preso questo che è un tonico per il viso di fior di magnolia. Avevo finito il mio dell'Avon, quello all'acqua di rose, e questo qua invece è riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascena. Proviamo. È di plastica l'involucro, la confezione. Proviamo. E questa è Eco Bio, la linea Eco Bio dell'Eurospin. Poi cosa c'è ancora qua? Ah, ci sono i famosi funghi trifolati che vi ho fatto vedere prima. Questi qua sono già trifolati, gli altri erano al naturale. Questi da mettere veramente con le scaloppine sono fantastici. Oppure se vogliamo fare anche un sughetto per il riso o per la pasta da aggiungere, oppure che ne so, uno spezzatino al sugo, qualcosa, una carne al sugo. Metti, che ne so, funghi e patate, cioè. E ho preso dei piselli. Poi reparto verdura, ho preso queste coste, che da tanto che non faccio le coste, e allora le ho prese, cioè, erano belle. Aspettate un attimo. Ok, poi ho preso l'insalata, c'era questa confezione enorme di insalata, di solito sono la metà le buste, questa invece è grande, coltivato in Italia, pronta da condire, c'è pan di zucchero, radicchio e endivia. Ce n'era, sì, una bella confezione grossa, mi sembra che ho pagato un euro a qualcosa. Mi piace perché non c'è scarto, prendo e utilizzo tutto.
Questa invece è un pacco di farina per i dolci, sempre per la crostata che voglio fare. Poi, questi sono invece dei cuori di salmone surgelati. Salmone selvaggio. Cuore selvaggio di salmone. Ce ne sono due porzioni in ogni confezione. Questi anche sono comodissimi. Quando sei all'ultimo minuto, li prendi, li metti in forno con qualche spezia e la cena è fatta. Poi, qui c'è un'altra confezione sempre di salmone. Poi cosa c'è? Ah, un'altra zuppa ai 5 cereali, come quella che vi ho fatto vedere prima. Ah, poi ho preso questi che sono dei bocconcini di salsiccia. Questo ho pensato di farli al sugo, cioè di fare un sugo con questi e poi di fare la pasta. È un po' come fare la pasta al sugo con le polpette, solo che viene questo sugo sostanzioso, molto saporito alla salsiccia. Cioè io parlo di queste cose e già mi viene l'acquolina in bocca. Poi, si sono schiacciati i poverini. Ho preso gli hamburger, ho preso due hamburger, ecco qua c'è scritto il prezzo, 1,19 euro, due hamburger, sempre carne italiana, ne ho presi due confezioni. Tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? Ecco qui l'altra confezione. Sei venuto perché senti la carne, ma è chiusa, mio caro. E poi cosa c'è ancora qui dentro? Ah, questi sono i biscotti e i cereali. Sono ripieni, sono buonissimi. Cioè, siccome mentre ero al negozio, secondo me mi è andata giù la glicemia, mi sentivo sudare, ho detto qua prima che svengo, ho aperto la confezione anche se so che non si può e ne ho mangiati perché io qua veramente muoio. Quante calorie hanno? Tanto per sapere. Allora, 238 kcal una confezione. Cioè, mezza cena già me la sono mangiata. No, ma vi giuro, ho detto qua io svengo al supermercato. Non è possibile. Boh, la borsa, anche questa è finita. Qui c'è tutto da mettere a posto, caro Memeo. E tu cosa fai lì? Mi guardi? Chi è che mette a posto la spesa adesso? Eh? Dai, saluta un po' le nostre amiche, di ciao a tutti, fatti vedere, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente, ah, vieni vicino, ma come sei bravo, di ciao, alla prossima, tra l'altro lo vedete adesso bello peloso, tra un po' gli andiamo a fare la toilettatura perché c'è un po' di nodi, soprattutto sul dorso, sotto la pancia, e quindi andremo a rasarlo e diventerà bruttissimo. Ciao bello. Allora, al prossimo video vi aspetto. Ciao ciao.